Buonasera a tutti gli ascoltatori di Border Nice. Oggi, 1° maggio, ricorre il 71esimo anniversario della strage di Portella della Ginestra. 1 maggio del 1947 a Piana degli Albanesi, in provincia di Palermo, durante una manifestazione dei lavoratori, qualcuno spara raffiche di mitra sulla folla e muoiono in quella circostanza 11 persone, mentre i feriti sono una trentina. Vennero poi identificati i responsabili materiali, perlomeno, di questa strage, ovvero il bandito Salvatore Giuliano e la sua banda. Ma come vedremo poi nel corso dell'intervista ci sono molti risvolti internazionali che coinvolgono soprattutto i servizi segreti americani. E forse ad alcuni questa strage potrebbe sembrare un evento lontano nel tempo, perché avvenuto in un'altra epoca, molto lontana dalla nostra, ma in realtà la strage di Portella della Ginestra fu la prima strage italiana. Quindi è molto importante per capire anche le stragi di Stato successive inserite nel contesto della cosiddetta strategia della tensione. Allora, ne parliamo questa sera con il giornalista Pietro Orsatti. Buonasera Pietro. Buonasera. Pietro, autore del libro Il bandito della guerra fredda, dagli archivi ritrovati la ricostruzione della storia di Salvatore Giuliano e di Portella della Ginestra, il peccato originale della Repubblica, edizioni Imprimatur. Allora Pietro, prima di passare proprio a parlare di chi era veramente Salvatore Giuliano e anche di che cosa emerge da questi documenti anche inediti di cui ti sei occupato nel tuo libro. Sì. Prima di parlare di questo però, vediamo un po' il contesto politico e sociale nel quale si inserisce la strage di Portella della Ginestra, quindi la situazione politica e sociale sia siciliana e sia in generale italiana, perché stiamo parlando di un momento molto delicato, la nascita vera e propria della Repubblica italiana. Quindi parliamo un po' di questo prima di tutto. Rendiamoci conto che questa vicenda non è una vicenda locale, come invece si tentò all'epoca di ridurla, cioè un caso di banditismo e così via. Stiamo parlando della Sicilia che in realtà è dal 43 era stata liberata e occupata dalle forze alleate, perché qui lo sbarco avvenne nel luglio del 43, quindi ci troviamo in una situazione molto, molto particolare, in cui quindi c'è un governo che era il governo del militare di forze occupanti. Tra l'altro l'occupazione finirà in Italia, cioè le forze occupanti in Italia se ne andranno poco dopo la strage di Portella della Ginestra, imponente anche all'epoca, delle forze militari alleate, quindi inglesi e americani, in una situazione in cui c'era un fortissimo movimento che in realtà aveva un'ispirazione più legata al fascismo che all'autonomismo tradizionale siciliano, con tutta una serie di interessi che erano legati, era una delle regioni, delle aree del paese dove era più il latifondismo aveva delle caratteristiche quasi medievali, quindi con un'enorme fascia della popolazione che lavorava a giornata a bassissimi costi, con un problema letteralmente di sopravvivenza materiale di un'intera isola che all'epoca era una delle regioni sicuramente meridionali ma anche italiane più importanti, perché era uno dei granai d'Italia,
cioè, tradizionalmente la Sicilia è un paese dove si coltiva frumento, dove ci sono enormi estensioni di coltivazioni di cereali, che all'epoca era fondamentale per il semplice fatto che il pane era l'alimento base. Del resto c'era pochissimo, cioè era stato distrutto l'80% delle infrastrutture durante la seconda guerra mondiale, ovviamente c'era un problema proprio anche alimentare a livello nazionale, e chiaramente c'era chi speculava, con una situazione di occupazione da un lato, con una situazione in cui all'epoca era rimasta soltanto la banda Giuliano, ma negli anni precedenti c'era stato il fenomeno del banditismo che è definibile in maniera diversa da quello che era il fenomeno del banditismo di Giuliano, ma c'erano 400 bande inizialmente, subito dopo lo sbarco degli alleati, nei pochi mesi successivi si formano circa 400 bande, per cui ex militari e altro, che commettevano reati, sequestri, eccetera, per riuscire in qualche modo a campare, fra l'altro, cioè c'erano organizzazioni criminali che si erano mosse in questa maniera, ovvero nate le esigenze proprio post-conflitto, chiamiamole così. E c'è una situazione in cui contemporaneamente a livello nazionale però è stato votato l'uscita, la nascita della Repubblica, c'è stato il referendum da pochissimo, e la Sicilia è stata una delle basi più forti in assoluto invece per il mantenimento della, inizialmente della monarchia, e questo è uno. Secondo dato, c'è un fortissimo movimento separatista molto alimentato dagli americani, che avevano capito da subito, immediatamente, la valenza strategica anche per gli anni successivi alla fine del conflitto di un'isola di queste dimensioni e al centro del Mediterraneo, e quindi avevano tutto l'interesse ad avere un rapporto quasi esclusivo anche extra italiano su quell'isola. Cioè, se pensiamo che tuttora la questione di Sigonella o del MOS, quindi delle centrali legate al sistema strategico militare americano, hanno sede in Sicilia, e la Sicilia è sempre stato, sia negli anni successivi fino adesso, cioè più di 70 anni, uno dei punti forti della strategia sia in Europa che in Medio Oriente, e quindi su tutta l'area, diciamo, di produzione del petrolio, di estrazione del petrolio, quindi per gli Stati Uniti fondamentale la loro presenza in Sicilia. E si sta votando la fine della Costituzione. La Costituzione viene votata nel 48, viene approvata nel 48, ma siamo nelle battute finali, dove c'è il più forte partito comunista d'Europa, d'Europa occidentale, dove c'è una situazione di conflitto sociale molto elevato, e in Sicilia in particolare, ma in tutta Italia, si uccide, e c'è quasi una guerra monodirezionale verso tutto ciò che era appartenesse al Partito Comunista e in parte anche al Partito Socialista, e verso i sindacalisti. Visto che non c'erano più industrie, ovviamente tutta questa parte era diretta sul mondo agricolo, quindi sulla produzione agricola. In Sicilia in quegli anni, si calcola che in 4 anni sono stati uccisi 350 fra dirigenti e militanti del Partito Comunista o sindacalisti, sia da bandito Giuliano sia da gruppi neofascisti che già all'epoca erano assolutamente attivi, e con una persecuzione di massa, con retate, con arresti immotivati e così via, fra cui anche basta ricordare che passò 2 anni in carcere su accuse assolutamente infondate per aver difeso alcuni lavoratori agricoli, Pio La Torre, che era segretario del Partito Comunista in un paese vicino a Corleone che si chiama Bisacquino, infatti uscì dopo 2 anni, ma venne con carcere durissimo semplicemente perché aveva rappresentato sindacalmente dei lavoratori agricoli che non venivano pagati dalle fondisti locali. Quindi c'è
c'era una situazione molto pesante con violenza diffusissima. E quindi questo è uno scenario di conflitto. Fra l'altro, la mafia, che è stata tutt'altro che sconfitta dai fascisti con il famoso prefetto di ferro, eccetera, ma semplicemente sono stati colpiti alcuni gruppi e altri invece si erano inabissati anche in termini di alleanza. Questi avevano giocato un ruolo fondamentale, addirittura sullo sbarco, avevano fornito strutture di intelligence, supporto logistico, supporto di ogni genere alle forze che sono sbarcate. Se pensiamo che gli americani attraversano l'isola senza praticamente scontri a fuoco, con poche decine di morti, mentre la battaglia viene riversata soltanto sulle forze inglesi, e poi emergono che c'erano dei rapporti strutturali fra i servizi segreti americani e Lucky Luciano, che era sì mafia italo-americana, ma era legatissimo, Lucky Luciano di un paese vicino a Palermo, legatissimo, ed era l'uomo che faceva da raccordo fra Cosa Nostra siciliana e Cosa Nostra americana da ben prima della guerra. Quindi c'è questa situazione, la mafia era in quel momento un potere su cui addirittura ci sono documenti americani che dimostrano che le forze armate e politiche americane e anche italiane incontravano formalmente, quasi riconoscendo uno status giuridico, i capi mafia, e scrivevano non abbiamo signor tale, signor tal dei tali. Addirittura nel report che vengono trasmessi al segretario di Stato, quindi al ministro degli esteri americano, dal console di Palermo, esplicitamente parlano di mafia, cioè lo scrivono. E quindi c'è questo rapporto molto particolare, e su questo si innesta anche la strage di Portella di Ginestra, che però non ha una valenza locale, poi adesso lo sviluppiamo come cosa, ma è all'interno di uno scenario nazionale, cioè queste cose stavano avvenendo ovunque nel paese. In Sicilia prendono una connotazione molto violenta anche per la logistica dei territori su cui si muoveva, e anche perché c'era una presenza più strutturata, continuo a ripetere, di occupazione militare da più tempo, da più anni, e quindi c'era una situazione molto più strutturata, cioè queste organizzazioni avevano avuto tutto il tempo di diventare veri e propri piccoli eserciti. Giuliano aveva 500 persone alla fine che lui poteva muovere, e quindi cioè, stiamo parlando, e aveva forniture illimitate di armi, di fondi, quindi fa capire che insomma non siamo davanti a un fenomeno di brigantaggio, ma siamo davanti a un fenomeno che ha connotazioni eversive e politiche. Ecco, infatti, dopo questo scenario che ci hai introdotto, che già fa capire molte cose, allora, chi era veramente questo personaggio anche misterioso, no? Anche per come è stato tramandato poi nei decenni successivi, Salvatore Giuliano? Chi era veramente, chi aveva soprattutto alle sue spalle? Allora, Salvatore Giuliano, prima di tutto, c'è questo grande immaginario legato al Robin Hood del siciliano, no? Veniva considerato tale. Salvatore Giuliano non è figlio di nessuno, prima di tutto. Stiamo parlando che è figlio di un abitante di Montelepre, il paese dove poi nascerà successivamente Salvatore Giuliano, che emigra negli Stati Uniti con un visto per fare l'operaio semplice nelle costruzioni, manuale. Però dopo pochi anni questo qua, facendo avanti indietro negli Stati Uniti, si compra praticamente metà dei terreni e dei possedimenti a Montelepre.
quindi come minimo aveva un secondo lavoro, riuscire a fare un'operazione del genere. Stiamo parlando veramente di aree consistenti di terreni agricoli produttivi, e quindi non è un poveretto. Salvatore Giuliano, quando fa la prima ammazzatina, cioè il primo scontro armato, e da solo, tra l'altro, alcuni sacchi di grano da destinare al mercato nero, lui sta trasportando, sta vicino a San Giuseppe Jato, che poi, questo per farvi capire che qui è un territorio abbastanza stretto, tra l'altro, cioè stiamo parlando di San Giuseppe Jato, il paese di Brusca, l'uomo che preme il pulsante per uccidere poi Falcone nell'attentato di Capaci, ma stiamo parlando che è vicinissimo a Montelebre, che è vicinissimo a Piana degli Albanesi, che è vicinissimo a Corleone, che è vicinissimo a Palermo, è tutto in un'area, diciamo, con un diametro, un cerchio con 7 chilometri, insieme cose, anche successivamente. Giuliano, fermato da queste due persone, spara, perché non si vede, è armato e uccide. Ma un latitante particolare, perché è uno che ha sparato per difendere alcuni sacchi di grano, era una cosa che succedeva tutti i giorni in quel periodo in cui il grano era, avere grano era la differenza fra morire di fame e sopravvivere. Però lui pochi giorni dopo, poche settimane dopo, fa un attacco all'armeria, che ha quindi già un gruppo di fuoco consistente, cioè un numero consistente di armati, e attacca l'armeria a Montelebre, vincendo uno scontro a fuoco, prendendo le armi da questa armeria. Stiamo parlando non di un'armeria, un negozio di fucili da caccia, stiamo parlando di un'armeria militare, quindi si scontra con dei militari e vince. Dopodiché, poche settimane dopo ancora, fa un attacco al carcere di Monreale, alle porte di Palermo, facendo una delle più grandi evasioni di massa, eccetera, con un gruppo ormai di numerosissimi armati. Dopodiché scompare. Stiamo parlando del 43. Scompare. Letteralmente scompare dalla scena. Cominciano ad arrivare tracce sue in Calabria, legato a gruppi delle Brigate Nere che stavano infiltrandosi dietro le linee americane e inglesi per fare atti di sabotaggio per conto della Repubblica di Salò. Poi lo troviamo a Bari infiltrato, che praticamente fa la spia dentro dei reparti della Marina Militare della Decima Mass, la parte che non era passata alla Repubblica di Salò e quindi dipendeva dai Savoia e in particolare dall'esercito italiano. Ci sta 4 settimane, diserta da questo reparto e con membri della Decima Massa invece collegati a Valerio Iulio Borghese, cioè di comando Valerio Iulio Borghese, e quindi legati di fatto alla Repubblica di Salò e alle SS tedesche, perché avevano basi in comune, addirittura gruppi di formazione e di come si dice, di addestramento militare in comune. Lo troviamo prima nelle Marche, nella provincia di Pesaro Urbino, in un paese che si chiama Penne, in una frazione che si chiama Penne, con il gruppo Boccacci, che è uno dei più violenti della Decima Massa. E poi lo troviamo a Compalto, troviamo sue tracce alla scuola di sabotatori, tenuta, una scuola di addestramento, tenuta poi sotto comando SS, lo troviamo a Compalto in provincia di Verona. Dopodiché ritorna e ha una banda di 400 armati. Quindi già questo fa capire che una figura di questo genere sicuramente ha dei rapporti iniziali che lo portano ad avere. Poi stiamo parlando di un ragazzo di 22 anni, quindi sicuramente c'è qualche rapporto precedente. Probabili i suoi rapporti, o tutto, vengono confermati sia da Gaspare Pisciotta, che era uno dei suoi locutori, sia da Tommaso Buscetta, che appartenesse alla mafia,
cioè fosse Punciuto, cioè appartenesse alla mafia, non di Montelepre, ma che aderisse alla famiglia di Partinico, che è a pochissimi chilometri da Montelepre, quindi ed era, diciamo, quella più potente in quel momento, in quell'area. Sappiamo dei suoi rapporti strutturali, fra l'altro lui utilizza molti combattenti che vengono dalla Repubblica di Salò e addirittura degli Ustascia, cioè dei gruppi neonazisti della Croati che avevano aderito, che erano stati riassorbiti dalle SS. In alcuni scontri a fuoco vengono fatti dei prigionieri e risultano queste persone. Questo ci fa capire che lui era tutt'altro che il povero contadino di Montelepre che si è rivolta contro l'oppressore, anche perché prende le parti dell'oppressore, cioè, quindi, cioè, ribaltata la situazione. Ed è sicuramente un prigioniero di se stesso, cioè, nel senso, comunque stiamo parlando di un ragazzo, di un giovane. Muore che non ha ancora 30 anni, viene ucciso nel 50 che non ha ancora 30 anni. È stato sicuramente manovrato, ma comunque è personaggio che appartiene a un'area politica e militare di interessi anche economici ben precisa. Il suo legame, cioè, per sintetizzarlo, è un po' mafioso, un po' fascista e un po', diciamo, narcisista, chiamiamolo così, perché lui poi crede molto nel suo personaggio, si sente molto il leader e quindi si trova in una situazione in cui alla fine viene schiacciato da se stesso, quando poi bisogna scaricare chi ha fatto il lavoro sporco per conto di qualcun altro, su cui sicuramente Portella della Ginestra è il punto cruciale delle sue azioni. Ecco, allora arriviamo appunto a questa strage. Come si inserisce, anzi come inizia la vera e propria, quella che poi sarà definita decenni più tardi, strategia della tensione, o comunque l'inizio vero e proprio delle stragi di Stato, di tutte le stragi di Stato anche successive, e che cosa emerge anche da questi documenti che in parte sono anche inediti? Sì, sui documenti vorrei dire due cose. Allora, sì, io ho proseguito il lavoro di altri personaggi, sì, che hanno scavato nelle carte, nel senso che ho trovato i documenti successivi che erano già stati di una parte di quelli che erano stati già desecretati e quindi resi pubblici, non in Italia. In Italia hanno ancora documenti di rilievo su quella stagione, anche se è stata annunciata la desecretazione da tempo, non sono stati rilasciati. Quindi tutti i documenti su cui facciamo riferimento, oltre a pochissimi che sono stati rintracciati, ma non attraverso diciamo, i rilasci ufficiali da parte dello Stato italiano, tutti i documenti sono di fonte inglese e americana, più alcune cose che vengono da l'area balcanica, quindi dall'ex Jugoslavia, ed alcuni altri fondi che appartengono, diciamo, alla storia della nascita dello Stato di Israele, per intenderci. E adesso vi spiego perché, anche perché Giuliano ha avuto a che fare anche con la nascita dello Stato di Israele, per conto di qualcuno. Allora, sicuramente gli americani hanno deciso che la Sicilia è strategicamente fondamentale per loro e che l'Italia è uno dei paesi fondamentali per tutta la parte dell'Europa del Sud negli equilibri che si sono creati dopo Yalta, quindi la guerra fredda. E quindi devono fare un'operazione di raddrizzamento di quello che sta avvenendo in Europa, cioè, ovvero, c'è stata la resistenza, non c'è stata solo in Italia,
c'è stata in Grecia, c'è stata in Francia, c'è stata in Italia, ma c'è stata anche in altri, nell'ex Jugoslavia e così via. E dalla resistenza è successo qualcosa, cioè nel senso sono emersi partiti di sinistra, alcuni socialisti, e quindi che non hanno un riferimento con Mosca, e poi una serie di partiti comunisti che hanno un chiaro riferimento con Mosca, tra cui l'Italia, che comunque il Partito Comunista già all'epoca aveva i suoi problemi con Mosca, perché essendo un partito molto forte anche numericamente veniva visto in qualche modo come come un interlocutore più che un membro dell'internazionale che faceva riferimento a Stalin, perché all'epoca stiamo parlando c'era Stalin alla guida dell'Unione Sovietica, quindi con un rapporto abbastanza conflittuale fra italiani e russi. Contemporaneamente c'è la questione in cui c'è la necessità di superare le colonie e i protettorati inglesi da parte degli americani, quindi c'è una doppia guerra fredda, c'è una guerra fredda che è quella tradizionale, est-ovest, su cui Giuliano ha un ruolo che adesso vedremo più di eversore degli equilibri politici interni italiani, poi c'è un altro ruolo che è quello di disturbatore delle politiche tradizionali postcoloniali dell'Inghilterra nel Mediterraneo e quindi nell'accesso alle fonti energetiche, quindi al petrolio, che in quel momento erano di fatto in mano a rapporti fra stati musulmani, dall'Iraq all'Iran fino ad arrivare all'Egitto, direttamente collegati a Londra, e dall'altro gli americani che volevano porre dove volevano diminuire questa influenza inglese per porsi come leader e come interlocutore forte con i paesi arabi. E l'occasione avviene fra il 46 e il 47. L'occasione è il voto dell'ONU sulla nascita dello Stato di Israele, sulla spartizione di quell'area, con l'abbandono del protettorato inglese in Palestina. In quel momento gli israeliani, cioè quelli che ancora non sono israeliani ma sono cittadini del protettorato palestinese, in più tutti moltissimi ebrei europei sopravvissuti alla Shoah, c'è un grande momento di fuga verso la Palestina, dopo con il paese devastato, dopo la Shoah c'è moltissima gente che vuole emigrare in Palestina perché si sta prospettando la nascita dello Stato di Israele, il voto sarà nel 47, e a un certo punto sotto pressione probabilmente araba, sicuramente araba, viene chiesto agli inglesi di bloccare questo flusso di coloni che stanno arrivando da tutta Europa, perché la suddivisione sarà decisa su termini demografici, cioè quanti abitanti di religione musulmana, quanti abitanti di religione ebraica. E lì scoppia un problema. Gli ebrei si organizzano, creano quelle che saranno poi le basi della creazione del Mossad, tra l'altro una delle basi più importanti di tutta questa operazione sarà Trieste, quindi italiana, e si creano dei movimenti clandestini, di cui alcuni di questi, sono varie organizzazioni, però poi verranno riassorbite negli apparati di sicurezza e di intelligence dello Stato di Israele quando nascerà nel 47. C'è un'operazione che è quella di formare gente che vada a fare attentati e atti di sabotaggio per danneggiare gli inglesi. Cioè, tutti si ricorderanno il film con Paul Newman, Exodus, eccetera. Bene, quelli che andavano lì, che poi andavano a fare gli attentati contro gli inglesi, venivano formati, ma non venivano formati lì sul posto, venivano formati in giro per il mondo.
uno dei posti dove vengono formati è la Sicilia. Ci sono dei documenti dei servizi dell'MI6 inglese che raccontano una vicenda straordinaria in cui praticamente da uno scontro a fuoco fra la banda Giuliano e l'esercito italiano vengono fatti alcuni prigionieri, fra cui ci sono alcuni Ustascia di cui parlavo prima e alcuni cittadini apolidi di religione ebraica, cioè senza cittadinanza ebraica, che partecipavano attivamente come armati con la banda Giuliano. Da quello scatta l'allarme e quindi comincia un'indagine sul territorio. Rendiamoci conto, siamo nel 1946, quindi c'è piena occupazione militare ancora in Sicilia. E scoprono in brevissimo tempo che c'è stata addirittura una rete di campi di addestramento, che c'è un flusso continuo di persone che poi verranno addestrate, clandestine, che passano per la Puglia per poi raggiungere la Sicilia, dove ci sono degli imbarchi segreti in cui poi verranno portati segretamente in maniera clandestina e poi assorbite nelle organizzazioni sia terroristiche sia di intelligence del futuro Stato ebraico, vengono portate lì. E si scopre che praticamente tutto questo avveniva sia con un'attiva collaborazione, cioè fornitura di strutture logistiche, di campi di addestramento, sia con la copertura in termini di vigilanza da parte degli Stati Uniti. Quindi praticamente quello che emerge è che gli Stati Uniti utilizzavano Giuliano o organizzazioni del genere insieme a Giuliano per addestrare terroristi che andavano a disturbare in Palestina il loro principale alleato, la Gran Bretagna. E questo qua racconta un altro pezzo di storia, non soltanto siciliana, e fa capire quanto Giuliano fosse inserito all'interno di questo settore. Questi documenti sono documenti che sono rintracciabili all'archivio di Stato di Covent Garden a Londra, vicino a Londra, e se ne trovano tracce più minimali anche al NARA in Maryland, all'archivio di Stato americano, perché questi documenti sono stati desecretati. Cioè, io riesco, dentro il libro che ho pubblicato lo scorso anno, addirittura c'è lo scambio fra Londra e il consolato a Palermo, fra il capo dei servizi in Sicilia inglesi e il suo superiore a Londra, con questo allarme che cresce giorno per giorno mentre emergono tutti questi fatti. Quello che volevo dire poi su queste carte, che è fondamentale, il primo a trasferire questa cosa, ma non arriva fino in fondo perché le desecretazioni sono per anni o per anno, quindi non, e lui purtroppo era già morto, e in particolare Giuseppe Casarubea, che è uno storico di Partinico, figlio di una delle vittime delle stragi seguenti Portella della Genestra, perché dopo la strage di Portella della Genestra ce ne sono state altre, meno conosciute, ma altrettanto feroci, di quali una del giugno del 47, quindi un mese dopo, a Partinico, in cui viene ucciso il padre di questo Giuseppe Casarubea, che passa il suo tempo, la sua vita fondamentalmente, a raccogliere documenti su quella cosa. Cioè, senza questa persona, Giuseppe Casarubea, morto qualche anno fa, e il lavoro di altri storici che negli anni hanno cercato di acquisire documenti, avere un quadro, documenti ufficiali che confermassero poi quello che molti sentivano, avevano sentito all'epoca, avevano capito negli anni, non ci sarebbe stata la possibilità poi, perfino per me, per andare poi a cercare documenti specifici, perché poi quando stiamo parlando di rilasci di centinaia di migliaia di documenti bisogna sapere anche dove andare a cercare, cosa andare a cercare per riuscire a trovare le carte. Ecco, sì, hai fatto bene a citarlo, perché avrei voluto citarlo io, infatti. Sì, lui è stato un apripista, direi che aveva un caratteraccio, perché l'ho conosciuto personalmente, era proprio il preside di una scuola, lui come lavoro faceva il preside. Era uno di questi presidi, diciamo, amatissimo ma molto severo, però era una persona assolutamente, da un lato ossessionato, ovviamente, dall'altro c'aveva questa capacità di analisi dei documenti impressionante,
impressionante, cioè nel senso che è un grandissimo storico, moltissimi storici molto più blasonati di lui avrebbero molto da imparare dal suo metodo, insomma. Quindi, un signor archivista e spulciatore di carte, ma anche un analista di quelle carte di grandissimo livello. Allora Pietro, prima di concludere l'intervista e anche di accennare a un progetto a cui tu stai partecipando in questo periodo, ti faccio un'ultima domanda proprio riguardo alla strage di Portella della Ginestra e la domanda è che cosa, cioè perché è importante capire la strage di Portella della Ginestra nel nostro contesto storico e anche per capire quella che è stata poi la successiva strategia della tensione e quindi quelle che sono state le varie stragi di Stato. È stato un tentativo di colpo di Stato. Ecco. E non riuscito. Nel senso che per giustificare quello che stava avvenendo stavano cercando in tutti i modi che il Partito Comunista, che già era, cioè, prima ti parlavo delle centinaia di morti ammazzati in giro per l'Italia e in particolare in Sicilia, avesse una reazione di tipo insurrezionalista. Gli atti erano monodirezionali, cioè stiamo parlando che andavano e ammazzavano specificatamente socialisti, comunisti, sindacalisti, senza dire né nulla di quello che era poi il clima in termini politici, c'era la criminalizzazione del Partito Comunista in quel periodo, cioè si avvicinava alle elezioni del 48 e c'era in qualche modo gli Stati Uniti, c'era una strategia di far saltare, in particolare nell'area del Mediterraneo, i due partiti comunisti più forti, che erano quello greco e quello italiano. In Grecia gli riesce. I comunisti greci hanno una reazione e c'è un colpo di Stato. E questo colpo di Stato avviene nell'agosto del 47. La famosa strage di Salonicco dei militanti, la chiusura dei giornali, c'è la sospensione di ogni diritto democratico. Ed è assolutamente condotta dalla stessa centrale strategica che faceva capo con dell'ex capo di quello che poi diventerà il capo del controspionaggio della CIA fino ai primi anni 70, uno che ha avuto a che fare ad esempio con i colpi in Cile, quindi c'è un esperto di colpe in tutti i sensi, che si chiama James Jesus Angleton, uno degli uomini più pericolosi della Guerra Fredda, che era il capo dei servizi segreti militari americani, che diventeranno poi la CIA, nell'area del Mediterraneo con sede in Italia. Il colpo di Stato era un colpo di Stato di matrice fascista che doveva essere affidato al golpista più seriale e meno di successo, poveretto, perché non era riuscito uno, che era Junio Valerio Borghese. C'era addirittura documenti che parlano, non esplicitamente ma in maniera abbastanza chiara, di un ruolo nell'agosto del 47, dopo la reazione che ci sarebbe stata dopo la strage di Portella della Ginestra, di far praticamente evadere, di dare mandato, di organizzare l'evasione, perché Junio Valerio Borghese era agli arresti all'isola di Procida, proprio direttamente a Giuliano che doveva fare questa cosa. Però davanti a una reazione del Partito Comunista e quindi di avere, come si dice, il casus belli, la pistola fumante per poi procedere con la repressione e far scattare una deriva autoritaria. Queste cose, insomma, dopo ne ha tentati altri due, di Junio Valerio Borghese di colpe, quindi diciamo la sua pericolosità in termini di eversione delle istituzioni repubblicane è evidente, anche successivamente nella sua storia, però lì la questione è che c'era un flusso di denaro verso l'Italia che passavano attraverso poi il Vaticano per andare a finanziare questo tipo di operazioni mostruose a livello internazionale. Ci sono più testimonianze che parlano di un viaggio di Evita Perón con valigie cariche di milioni, milioni e milioni di dollari
per finanziare questo colpo di Stato, che vengono addirittura dati nelle mani dell'allora cardinale Monsignor Montini, che poi diventerà il Papa Paolo VI. Nel senso, c'è veramente di tutto, c'è uno scenario che un Le Carré non gli riuscirebbe a creare, uno scenario così complesso, però tutto questo avviene in quegli anni lì. Poi sicuramente c'è una parte politica interna, che era quella di che cercavano comunque di far fuori il Partito Comunista. C'è un dato di fatto che poi porterà alla morte, che subito dopo portarla dalla ginestra, Bandiero Giuliano, l'atteggiamento anche delle forze dell'ordine cambia e la caccia comincia a crescere lentamente ma progressivamente, sempre più in maniera efficace contro la banda, e lui si sente sempre più accerchiato dopo quella strage. Ed è sicuro che lui, cioè sicuro, è negli atti anche del Parlamento che lui manda degli appelli continui, sono veramente tantissimi, in cui lui scrive ai parlamentari, scrive al Parlamento, scrive direttamente ai politici dicendo: io ho rispettato i patti, ora dovete rispettare i vostri. Quando è evidente che lui sta perdendo il controllo, viene sempre più isolato e poi muore. Oltretutto c'è tutto un tentativo di raccontare la morte di Giuliano in maniera assolutamente rocambolesca e irreale, poi si scopre che le cose sono andate in maniera completamente diversa e soprattutto succede contemporaneamente un'altra cosa, che tutti i testimoni, cioè le persone più vicine a Giuliano, muoiono in maniera violenta o per avvelenamento, come per quanto riguarda Pisciotta, in giro di pochissimo tempo. Cioè i suoi due luoghi tenenti, in particolare Pisciotta e Ferreri, detto Fra Diavolo, fanno una brutta fine. Quindi diciamo le persone che erano più vicine, quindi che avevano più possibilità di raccontare quello che avveniva. Non solo questo, succede anche una cosa ben peggiore, in cui possiamo intuire sotto traccia anche un intervento mafioso successivo o anche diretto in quel momento, in cui Gaspare Pisciotta, l'ultimo incontro che ha con un magistrato è con un PM di nome Pietro Scaglione, che poi diventerà procuratore capo a Palermo. Nelle sue carte gli eredi hanno trovato chiari riferimenti che lui aveva interrogato Pisciotta, ma non senza un cancelliere, quindi non poteva verbalizzare la cosa. E che succede? Che praticamente mentre che lui torna a Palermo, riprende il cancelliere e torna, Pisciotta purtroppo muore avvelenato. Uno, Pietro Scaglione sarà il primo magistrato ucciso dalla mafia a Palermo, in cui si verrà anche tentato di caricargli delle cose che non c'entrano niente con lui. E insomma è una situazione molto complessa, come vedi. Eh sì, poi per quanto riguarda le morti strane, fra virgolette, per avvelenamento, la nostra storia, soprattutto degli ultimi decenni, è piena di… Diciamo che non bisogna accettare mai un caffè da sconosciuti, ecco. Esatto, sì. E questa è la cosa. Però la questione più interessante di tutta questa vicenda finale, per chiuderti, è che io mi ritrovo 70 anni dopo a raccontare altri pezzi di storia che comunque iniziano lì, perché questo per il progetto che stiamo facendo, sono con un po' di amici, colleghi, eccetera, abbiamo deciso di raccontare una parte non raccontata della vicenda legata a Peppino in passato, quindi anche raccontando i suoi compagni, raccontando la storia da dove veniva, quello che è successo prima e quello che è successo durante e quello che è successo dopo su questo territorio, su quell'esperienza che è stata quella di Radio House. Stiamo facendo un documentario, in realtà adesso stiamo filmando con un progetto molto chiaro, insieme a Salvo Vitale, che era uno dei compagni storici di Peppino, per riuscire a in qualche modo a raccontare senza dover cadere nelle semplificazioni e anche nelle deviazioni provocate
dell'esigenza di semplificazione e anche di trasposizione buonista su esperienze così complesse come quella di una vicenda come quella di Peppino. E quindi siamo a Cinisi, domani saremo, adesso in questo momento siamo a Terrasini, abbiamo cominciato oggi proprio la lavorazione, le riprese, domani andremo a Portella Ginestra, poi incontreremo e continueremo le interviste su tutto il territorio per poi concluderla il 9 a Cinisi, al quarantennale, perché quest'anno è il quarantennale della morte di Peppino in passato. E lanceremo un crowdfunding per poi finire la produzione, ma intanto raccogliamo tutto, cioè che ci sia questo materiale non vada perduto, perché comunque comincia a essere passato, bisogna raccoglierlo prima che venga disperso. E poi ne riparleremo anche di questo. Ne riparleremo. Mario, sì. Che è molto importante anche questo, infatti ricorre fra pochi giorni il quarantennale, nello stesso giorno della morte di Aldo Moro. E ovviamente tutti ricordano Aldo Moro, ma in pochi poi si ricordano di Peppino in passato. Quindi sarà un'opera sicuramente da vedere e da diffondere, e ne parleremo anche noi qui a Border Nights. Ok, perfetto. Grazie, guarda, mi sono proprio venuti a prendere in questo momento che dobbiamo andare a fare delle riprese. Ok, quindi vi saluto. Ciao, grazie di tutto. Ciao, ciao.